Portogallo, il tasso reale criptovalute nel 2023 o è soltanto una diceria? Per quale motivo sulle scrivanie dei tax planner sta rimbalzando questa notizia? Dobbiamo preoccuparci o è soltanto il solito spauracchio mediatico? Scopriamolo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e come sempre tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale per ricevere le notifiche e a cliccare un like alla fine del video se ti sarà piaciuto il mio contenuto. Andiamo dritti al punto come sempre. Si vocifera negli ultime settimane che il Portogallo dal prossimo anno d'imposta 2023, quindi a far data dal 1 gennaio 2023, possa introdurre una tassazione sulle criptovalute. È vero? Non è vero? Diciamo che in questo momento è solo una proposta di legge, quindi non c'è niente nel dettato legislativo che accerti questa tassazione. Dobbiamo attendere perlomeno novembre, la fine di novembre 2023, per sapere se la nuova finanziaria del Portogallo introdurrà questa tassazione a partire dal 2023, quindi rimanete sintonizzati. Ma qual è la proposta di legge? Cerchiamo di capire come prepararci allora nell'evenienza che il Portogallo voglia introdurre questa tipologia di tassazione. Innanzitutto facciamo un po' di chiarezza. Il Portogallo è sì un paese crypto friendly, chi mi segue lo sa evidentemente da anni, ne decanto le lodi in lungo e largo, di fatto però non esiste una legislazione, non esiste una definizione né di crypto asset né di criptovaluta né di NFT. Adesso la si vorrebbe introdurre sulla falsariga della nuova regolamentazione UE o EU, che mi viene sempre a dire in inglese, che magari avrete sentito, che è quella del MiCA, Marketing Crypto Asset Regulation, della quale parleremo alla fine di questo video brevemente. Ma è proprio per la pressione da un lato dell'Europa, dall'altro dell'OCSE, che vuole tassare tutti tranne i propri dipendenti che non pagano le tasse sui loro stipendi, che il Portogallo, così come tanti altri paesi europei, stanno introducendo perlomeno in questo momento delle proposte, poi vedremo se si trasformeranno in leggi oppure meno. Quindi tornando al Portogallo, è crypto friendly? Sì, senz'altro è crypto friendly, però in realtà in assenza di una definizione normativa di crypto asset, in realtà ci si basa su un tax ruling del 2016 che fa riferimento a redditi di natura finanziaria, quindi è soltanto per analogia che si arriva poi a definire una non tassazione delle criptoattività in Portogallo, ok? Quindi vi rimando questo ruling, l'analisi di questo ruling per quanto riguarda i miei precedenti video. Quello che ci interessa sapere è che adesso ci si sta quindi discostando da questo ruling, che quanto tale appunto non è normativa, e nel quale l'agenzia diceva che al ricorrere di determinati requisiti era opportuno non tassare le criptovalute, quando questi requisiti invece ricorrevano la si andava nei redditi professionali. E un po' la distinzione in realtà che si fa tra investitore amatore e professionista anche nelle altre giurisdizioni, e di nuovo vi invito ad andare a dare un occhio ai miei video precedenti. Quello che ci interessa sapere adesso è che cosa prevede questa proposta e quali tipologie di attori andrà a dare fastidio, a rompere le scatole. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda gli investitori, dovrebbe esserci, la proposta prevede un threshold, cioè si dice: per coloro che deterranno asset per più crypto asset per più di 365 giorni, e allora ci sarà prevista l'esenzione, cioè quindi nessuna tassazione sulle attività sulle plusvalenze da realizzazione di cripto nel lungo periodo, che è un po' quello che avviene a Malta, un po' quello che avviene anche in Germania. Sotto invece i 365 giorni, allora si dovrebbe determinare un'attività di trading, diciamo, professionale, tale per cui dovrebbe applicarsi una tassazione del 28% sul capital gain, ma in caso di perdite, che dovrebbero essere riportabili in avanti per 5 anni, se l'investitore volesse sfruttare questa opportunità legislativa, e allora dovrebbe applicare non più la capital gain tax del 28%, ma dovrebbe andare nel regime del progressive tax rate fino al 48% di tassazione, quindi un reddito, diciamo, professionale
a tutti gli effetti, ok? Questo è quello che succede per gli investitori. Per quanto riguarda invece i miners, quelli che si occupano, diciamo, di creare ex novo la criptovaluta, allora la proposta qui si fa un po' più complicata tendenzialmente. Per chi lo fa in qualità di persona fisica, diciamo equivalente a quella che in Italia potrebbe essere definita come ditta individuale, nella misura in cui il vostro income dell'anno precedente è inferiore ai 200.000 euro, e allora dovrebbe esserci una tassazione agevolata fino al 15% da calcolare sulla differenza tra ricavi e costi. Nella misura in cui invece il vostro income dovesse superare i 200.000 euro, allora si va nuovamente nel reddito professionale, nel progressive tax rate fino al 48%. Mentre per quanto riguarda le companies, e quindi se si vuole esercitare attività commerciale di mining, perché l'attività di mining dovrebbe essere a questo punto assimilata in tutto e per tutto un'attività commerciale ad un'attività di business in tutto e per tutto, se lo si vuole esercitare questa tipologia di attività tramite una company, di nuovo il rettangolino che viene utilizzato da noi tax planner, e allora si va nella tassazione del 21%, che però di nuovo sotto i 200.000 euro di income, di nuovo da calcolare sulla differenza tra ricavi e costi alla fine dell'anno, dovrebbe poter sfruttare l'agevolazione del 15%. Mentre la terza categoria, diciamo, di imposta perlomeno che viene, dovrebbe essere influenzata da questa proposta di legge qualora passasse, quella delle donazioni e successioni. Ad oggi voi sapete che il Portogallo non prevede un'imposta sulle donazioni e sulle successioni, perlomeno in linea diretta all'interno dell'alveo familiare, al di fuori si applica invece una tassazione del 10%. Qui non si capisce ancora bene come, ma dovrebbero esserci delle variazioni, quindi facciamo attenzione anche in ottica di donazioni di criptovalute, che è una pratica che soprattutto in Italia negli ultimi anni, per una serie di motivi di pianificazione, è stata ampiamente abusata. Vi dicevo, per concludere il video, che chiaramente il Portogallo si è visto tra l'altro costretto, come tante altre giurisdizioni, su pressioni da un lato dell'OCSE e dall'altro dell'Unione Europea tramite il MiCA, di cui parleremo comunque all'interno dei nostri contenuti sia qui su YouTube che sul canale Instagram Luca Tagliatela Tax, cui vi rimando. Quale sarà l'evento realizzabile, quindi dov'è che andremo a applicare la tassazione? Capital gain del 28% piuttosto che reddito professionale progressivo fino al quale aliquote che in Portogallo vanno fino al 48%? Stando a sentire quello che dice la Commissione Europea, tendenzialmente o sulla trasformazione da cripto a fiat o sulla trasformazione da cripto a cripto, quindi quando vado a tradare un token con un altro token, e sull'acquisto di beni e servizi in criptovaluta. Io sono Luca Tagliatela, spero che questo video abbia fatto un po' di chiarezza, non vi allarmate, seguiremo le evoluzioni fino alla fine di novembre 2023 cercando di portare a casa una chiarezza maggiore. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci rivediamo nel prossimo video.